nella quale parliamo del Sentiero d'Oro, prendiamo le varie immagini della religione romana del Sentiero d'Oro. Niente, voglio intanto rilanciarmi alla trasmissione precedente fatta che è finita alle ore 16:30. Io non ho nessun problema alle persone che mi insultano, non mi insultano, ma cioè, gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra non hanno nessun titolo, nessuna dignità morale per criticare le affermazioni di una persona. Perché? Perché in questo paese esiste il reato di partecipazione morale. Che cos'è il reato di partecipazione morale? Il reato di partecipazione morale dice che chiunque, pur sapendo che una certa dottrina è responsabile di omicidi, è responsabile di incitazione all'odio, è responsabile di violenza, nella misura in cui la fa propria, ne è moralmente responsabile. Per cui ogni cristiano è moralmente responsabile di tutte le stragi, di tutti gli omicidi, di tutte le distruzioni del divenire umano operate dalla Chiesa Cattolica per mettere in ginocchio chi non si poteva difendere davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo deve essere chiaro sia per la giurisprudenza che a livello della moralità, a livello della filosofia, a livello dell'onestà di pensiero. Pertanto, chiunque adora il macellaio di Sodoma e Gomorra, chiunque adora il pazzo di Nazareth è responsabile di questo. Se poi queste affermazioni risultano offensive per chi sta in ginocchio, per chi vuole umiliare chi non si può difendere, per chi vuole stuprare i bambini, aiutare a stuprare i bambini, ricordiamo che Wojtyla non ha mai condannato lo stupro di bambini fatti dal più forte sul più debole, cioè fatti da gerarchie religiose, come non ha mai condannato lo sgozzamento delle persone che non si possono difendere da parte di integralisti islamici. Perché questo? Perché sono cose che a lui vanno benissimo. Ciò che a lui non gli va bene sono i respiri di libertà del più debole sul più forte, i respiri di giustizia. Una giustizia, una legge che sia uguale per tutti. Questo non gli va bene. E questo non va bene ai cattolici perché una legge che è uguale per tutti e che viene applicata in maniera oggettiva, in maniera uguale per tutti, ai cattolici questo non è mai andato bene. Le torture che hanno subito le donne, gli uomini, i bambini, che hanno chiesto libertà da parte dei cattolici, gridano vendetta davanti alla vita. Pertanto, la vita è il nostro metro con cui rispondere alle cose. Siccome questi affari, queste azioni, queste porcherie sono opera, sono invitate, sono ordinate dal Dio dei cristiani e dal suo profeta, il pazzo di Nazareth, ogni persona che mette in ginocchio un bambino, che mette in ginocchio chi non si può difendere, davanti a questi ne è responsabile moralmente, filosoficamente, eticamente. E non sono insulti. Questi non possono, dal punto di vista della Costituzione della Repubblica Italiana e dal punto di vista del discutere comune, non possono essere considerati insulti. Perché? Perché il guardiano dei campi di sterminio, chi usa l'omicidio rispetto ai più deboli, non può rivendicare che qualcuno non lo indichi come omicida, non lo indichi come assassino. Questo non lo può fare, nel modo più assoluto e categorico. Dopodiché, comprendiamo che la maggior parte dei cristiani in realtà non sono effettivamente cristiani, sono cristiani per comodo, cioè sono cristiani che si fanno la loro immagine del loro Cristo buono, del loro Dio buono, una immagine consolatoria davanti agli affanni della vita. Noi prendiamo atto di questo, cioè prendiamo atto che il mondo che ci circonda, cioè il mondo circostante, lanci libertà rispetto alle persone e dicono alle persone: ma chi te lo fa fare mettersi in ginocchio? Chi ti fa fare di distruggere il futuro? Noi di questo ne prendiamo atto e sappiamo che il mondo che ci circonda lancia libertà alle persone e le persone usano questa libertà per i loro cammini. Pertanto noi prendiamo atto che la maggior parte delle persone viene fuori da quello che è la coercizione cristiana, viene fuori dall'orrore, però prendiamo atto che l'orrore ha tanti guardiani, cioè tante persone che vogliono mettere in ginocchio i più deboli, e di questo ne prendiamo atto. E a quel punto noi siamo in grado di confrontarci con chiunque, cioè sono i cristiani che scappano, sono i cristiani che si vergognano del loro Dio, sono i cristiani che si vergognano del pazzo di Nazareth che impongono ai bambini indifesi. Noi siamo pronti a confrontarci con chiunque, però noi non siamo sottomessi, noi non ci mettiamo in ginocchio. Noi abbiamo disprezzo per chi alzava roghi, abbiamo disprezzo per i magistrati torturatori, abbiamo disprezzo per chi andava ad applaudire nelle piazze,
abbiamo disprezzo per chi ha fatto le bolle papali per bruciare viva la gente. Noi questa gente ne abbiamo assoluto disprezzo, perché il nostro apprezzamento è nei confronti della vita. Siamo pagani, siamo apprendisti stregoni, pertanto la vita è l'unico metro di misura e non è la vita del gregge che va verso il macello portato dal buon pastore macellaio, è la vita delle persone che costruiscono se stesse per costruire il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Detto questo, premesso questo e affermato questo in maniera categorica, passiamo al Sentiero d'Oro. Che cos'è il Sentiero d'Oro? Il Sentiero d'Oro è una lettura dell'immagine della religione romana, fatta dal mio punto di vista, fatta dalla mia percezione, fatta dalla mia alterazione della percezione, fatta dalle mie visioni. Vanno a prendere tutte le immagini della religione romana e queste immagini vengono trasformate attraverso la visione e si cerca di cogliere, il mio sforzo di cogliere, l'essenza numenica della visione stessa. Cioè, tento in pratica di superare la descrizione della ragione per cogliere il significato, cioè l'essenza divina della visione. E le immagini di questa sera andremo a parlare sarà Karna, Conso, Febbre, Februo, Furina, forse parleremo anche del genio, forse dico. Dopodiché, se avanzerà tempo e non arriveranno i ragazzi che fanno musica, vi parlerò un pochino di Malcolm X, e di Martin Luther King e perché Martin Luther King è una figura nera nelle visioni. Cioè, quando uno altera la percezione e incontra Martin Luther King, incontra quello che è stato la Teresa di Calcutta, quello che è stato Gandhi, quello che è stato Padre Pio, cioè tutte queste figure sono figure nere, cioè sono figure che mettono in ginocchio chi non si può difendere. E vedremo appunto la differenza fra Malcolm X e Martin Luther King. Bene, passiamo invece al Sentiero d'Oro e parliamo di Karna. Che cos'è Karna? Karna è l'attimo presente, è ogni presente la cui sequenza segna i mutamenti. Karna è il cardine fra i mutamenti che furono e quelli che verranno. Saltato, passato, soltanto passato e futuro, fusi insieme, possono far propria Karna. Così l'essere umano, quando guarda il tempo che gli viene incontro, è Karna, in quanto risultante dei mutamenti che lo hanno prodotto. Karna e Jano sono un binomio indissolubile. Se Jano è sintesi fra il tempo che fugge e quello che gli viene incontro, Karna è il cardine che trattiene Jano al presente, come una porta nel susseguirsi dei mutamenti, aprendosi e chiudendosi. È in ogni istante una posizione diversa, ma il cardine la trattiene sempre nello stesso luogo. Così il passato risolve se stesso nel presente, radice per la costruzione del futuro. Karna è un imperativo morale che gli esseri umani non si smarriscono nei ricordi del passato, che gli esseri umani non si rassegnino a subire il futuro. Karna impone l'attenzione del fare nel tempo presente, per la fondazione del futuro. Karna impone la percezione del futuro per costruire nel tempo presente solide radici. Karna è qualche cosa di più di tutto questo. Karna è la difesa delle condizioni del presente da cui spiccare il volo verso il futuro. Difendere il presente è spesso un'azione ingrata. Spesso forze preponderanti tentano di scardinare lo status presente al fine di appropriarsene di una parte. Le strigi invadono le case e attaccano i neonati lasciati soli. Il futuro abbandonato nel presente. Karna difende il presente quando questo viene abbandonato a se stesso. L'essere biancospino è una pianta magica in cui l'energia vitale scorre velocemente. La pianta, anche se magica, non ha nessun valore se le mani che l'impugnano non siano quelle di un essere la cui capacità, il cui fare, la cui determinazione del suo intento siano finalizzate a manipolare le linee di tensione, agendo sul presente nella costruzione del futuro. Le strigi della disperazione fuggono quando Karna le attacca, perché Karna garantisce la speranza anche quando attorno regna la più cupa disperazione. Le strigi sono sempre in agguato, nutrite dai maghi neri, mentre ufficiano offrendo la disperazione degli esseri umani come tributo al macellaio di Sodoma e Gomorra. I cardini del presente da lungo tempo sono stati divelti. Karna dovette lavorare lungamente per ricostruirli. Gli elementi che formano Karna e la sua forza vitale non è più quella di un tempo. Karna è venuta trasformandosi, giorno dopo giorno, nello scontro coi seguaci del macellaio di Sodoma e Gomorra nel corso degli ultimi millenni. Karna ha
trasformato il suo ramo di biancospino in un robusto tronco col quale affrontare le nuove strici. Dall'avvento dell'impero romano prima e del cristianesimo poi, il fluire dei mutamenti ha cambiato direzione. Durante questo cambio di direzione, Carna fu divelta e Giano dovette ricostruire i cardini del presente. Ora la linea dei mutamenti si è ricostruita lungo la ricerca della libertà, attraverso lo sviluppo del potere di essere. Le vicende umane hanno agito per ricostruire Carna e lei non è più disposta a farsi così facilmente distruggere. Così Carna divenne una coscienza di sé, come centro di convergenza delle linee di tensione sviluppate da quegli esseri che fondano il futuro agendo adesso, ora. Grazie a costoro, Giano poté sviluppare solide radici nel presente, continuando a guardare il futuro che gli viene incontro. Grazie alla volontà degli esseri che col loro fare hanno alimentato di energia vitale la coscienza di sé Carna, è finito l'oscurantismo cristiano e è aperta una nuova era nel divenire dell'umanità. Carna ha ripagato quegli sforzi, a mano che la sua forza cresceva nel corso dei secoli, proteggeva i costruttori del fare col suo bastone di biancospino contro l'assalto delle strici. E questa è la visione di Carna. Ed ora passiamo a un'altra visione. In pratica, Carna altro non è che l'attimo presente, è la forza vitale che alimenta il fare nel momento presente, e il fare nel momento presente è il momento in cui si costruisce il futuro. Ogni essere umano, ogni essere della natura che agisce in questo momento, altro non fa che eseguire una scelta. La scelta che fa promuove una sequenza di mutamenti e ne cancella delle altre. E Karna è questo potere, il potere di scelta del singolo essere. Naturalmente Carna dovette essere distrutta dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, perché al suo posto dovevano mettere l'assoggettamento al destino divino, al volere del Dio creatore. Cioè il Dio creatore, il macellaio di Sodoma e Gomorra, determina i comportamenti degli esseri umani, determina la verità alla quale gli esseri umani devono adeguarsi. E questo è il massimo della ferocia, il massimo dell'aberrazione. Non c'è più costruzione dell'individuo, non c'è più futuro che viene incontro, c'è solo assoggettamento all'orrore. E Carna è la forza che spinge per uscire dall'orrore, spinge in ogni presente per costruire un nuovo futuro, qualcosa di nuovo nel futuro. Per cui un pagano politeista deve agire in funzione del tempo che gli viene incontro, deve agire sempre in funzione della costruzione del futuro. E veniamo un'altra divinità romana, ed è Conso. Conso è l'essere nascosto dal quale germoglia la vita, è il seme nella terra dal quale germoglia il grano, è l'albero quando le condizioni lo consentono. L'essere nascosto pratica la caccia d'agguato nei confronti dell'oggettività e in attesa silenziosa del mutare delle condizioni favorevoli al suo divenire, e nel frattempo aspetta. La pazienza caratterizza il fare di Conso, la pazienza nei confronti dell'oggettività. Nulla vieta che dentro Conso si scateni il turbinio. Ma questo all'esterno non traspare. All'esterno si assiste soltanto alla tranquillità e al silenzio, l'attesa. Ciò che sboccerà da Conso è sconosciuto. La forma racchiude l'essere. Quella forma è già un essere in attesa di iniziare la propria sequenza di mutamenti, onde sviluppare la propria coscienza di sé. Così l'apprendista stregone costruisce se stesso, attendendo condizioni favorevoli per misurarsi con l'oggettività. Chi non praticò la pazienza, diventando Conso, si ritrovò ad alimentare i roghi che illuminarono l'oscurantismo imposto dai cristiani. Conso è un fare degli esseri nella natura. Lo sviluppo degli esseri nella natura deve avvenire quando le condizioni sono favorevoli. Quando non lo sono, questi devono comportarsi come il chicco di grano, racchiudersi su se stesso. Ciò che è manifesto, ciò che è nascosto. Cosa viene celebrato il 21 agosto e il 15 dicembre? Il sole è manifesto il 25 agosto ed è nascosto il 15 dicembre. I cortigioni invernali sono manifestati il 15 dicembre e sono nascosti il 21 agosto. Il manifesto racchiude ciò che è in potenza. Così la fatica nasconde il bisogno di riposo e il riposo prolungato produce l'ansia del fare. Per questo motivo, nel giorno delle feste di Conso, gli animali da tiro non devono lavorare, come del resto nei giorni di Vesta e di altre feste. Il concetto di saccheggio e umiliazione dell'individuo è un concetto prettamente cristiano. Costoro sacrificano gli esseri umani al loro Dio, costringendoli a guadagnare il pane che prontamente li sottraggono col sudore continuo della loro fronte. I cristiani non possono permettere che i loro schiavi accumulino ricchezza per anelare all'ozio.
Li vogliono costringere a rinunciare alla ricchezza per costringerli a lavorare, in questo caso inteso come faticare, qualunque sia il fare, inutilmente a maggior gloria del loro Dio. I veggenti romani sapevano che anche gli animali abbisognavano di riposo e soprattutto di rispetto per la loro opera preziosa. Consolo con le sue feste ricordava il rispetto per gli animali da lavoro. Se i cavalli sono troppo stanchi e tu li fai lavorare, prima o poi il carro dovrai tirarlo tu. Rispetto. Ecco un vocabolo che i cristiani e il loro Dio hanno sempre imposto ai più deboli senza mai metterlo in pratica nei loro confronti. Chi percorre una via per lo sviluppo della coscienza di sé lungo il sentiero del sé, mentre guarda, rapportandosi il quotidiano, ricordi Consolo. Anche un felino raccoglie dentro di sé ciò che diverrà fra qualche istante, quando le condizioni dell'oggettività lo porteranno a dispiegare tutta la potenza dentro di sé. Consolo è colui che racchiude dentro di sé il divenire, lo racchiude e lo conserva per dischiuderlo al momento opportuno. Il seme non sboccia finché perdura la siccità, l'essere lucertola non esce dal suo rifugio finché è ancora freddo. L'uno e l'altro trattengono il proprio fare in attesa di condizioni migliori. Così le visioni dei veggenti latini, etruschi, oschi, sanniti, eccetera, anche se modificate dai veggenti romani, si sono ritirate nascondendosi in Consolo per ripararsi dall'oblio in cui l'avvento dell'orrore cristiano intendeva cacciarle. In Consolo aspettano di schiudersi dal cuore degli esseri umani per manifestare se stesse. Quante visioni sono andate perdute? Lo scrigno Consolo non è infinito, né onnipotente, né mai pretese l'onniscienza, esattamente come un chicco di grano non contiene la spiga. Però Consolo contiene gli elementi per far germinare la coscienza e la consapevolezza, come il chicco di grano contiene gli elementi per far germinare la spiga. Così i veggenti di oggi raccolgono quanto Consolo offre loro e attraverso questo vengono aiutati a stendere le proprie ali della percezione. Attraverso questo percorso, attraverso questo possono volare tra gli infiniti mondi che furono e mirare agli infiniti futuri che verranno. Consolo fornisce gli elementi attraverso i quali spiccare il volo nell'infinito, augurandosi sempre che chi spicca il volo sia in possesso di robuste ali. Consolo non fornisce soltanto, Consolo riceve il ricordo dello sviluppo della coscienza e della consapevolezza di chiunque, nelle situazioni più diverse, nelle diverse culture, abbia tentato di intraprendere un sentiero per lo sviluppo della propria coscienza di sé, lungo la via del sé. Riceve il ricordo di ogni atto di volontà attraverso il quale ogni essere ha rivendicato davanti all'universo il diritto allo sviluppo della propria coscienza di sé, allo sviluppo del proprio potere di essere. Questo è Consolo. Consolo è il sognatore, l'essere umano che fa del sognare uno dei mezzi e qualche volta il mezzo attraverso il quale sviluppare la propria coscienza e la propria consapevolezza. Attraverso il sognare l'essere umano altera la percezione per viaggiare negli infiniti mondi. E questa è l'immagine di Consolo, è l'immagine di chi incuba delle cose, delle cose che stanno per dischiudersi, però le cose non si dischiudono. Ricordo che non rispondo a telefonate finché non sono arrivato verso la fine dei scritti. Le cose stanno per dischiudersi, ma non si dischiudono. Avete presente quelli che sono i deserti, alcuni deserti americani del nord del Messico, del sud degli Stati Uniti? Aspettano, il deserto è deserto, cioè non esiste niente. Come appare la prima pioggia, ricordo che non rispondo a telefonate finché non ho finito. Come appare la prima pioggia, immediatamente il deserto fiorisce. E questo fare, questo modo di essere, è quello che è Consolo dentro tutti gli esseri della natura. Però non è solo un fare fisico, è un fare anche del pensiero, del modo di essere, del modo di estendere se stessi. È un modo anche di affrontare le contraddizioni della vita. E dopo Consolo passiamo a un'altra divinità della religione romana. Passiamo a Febbre. E vediamo cosa c'è in Febbre. Chi è Febbre? È qualunque essere invisibile che attaccando l'essere umano lo costringe ad alterare la temperatura corporea e spesso a porre fine alla vita sul piano fisico. Febbre è la forza invisibile dell'essere natura, capace, quando le condizioni sono favorevoli, di danneggiare annientando l'essere umano. L'obiettivo di Febbre è quello di limitare l'attività di saccheggio dell'essere umano all'interno della natura. L'essere umano non conosce cosa sta provocando la spossatezza che gli si è impadronita di lui, l'aumento della temperatura, i conati di vomito, il tremore alle gambe, il dolore al petto e alla testa. Sa che è opera di febbre.
Oggi non sappiamo che la febbre è una reazione all'attacco degli esseri virus, di esseri batteri. Sappiamo che il grande sviluppo di questi esseri mette in grande pericolo la vita fisica dell'essere umano, il quale oggi ha molti mezzi per potersi difendere. Ricordiamo, per inciso, come con questi mezzi i missionari spacciavano e spacciano nei paesi sottosviluppati la superiorità del loro Dio e della loro morale rispetto a quella esistente in loco. È il loro Dio che ha donato loro quella potente medicina, al fine di sottomettere al loro Dio e alla loro morale quelle popolazioni, omettendo di ricordare quale feroce guerra i cristiani hanno combattuto contro la medicina, accusandone e proibendone per secoli la pratica e lo sviluppo della conoscenza. Vedi il fattore crescita del serpente di Esculapio, scimmiottando forme e riti folli senza senso. Vedi la massiccia pratica dei salassi o la reazione all'imbecillità medica di Paracelso. Mentre l'essere umano si difende dall'attacco di febbre, una nuova coscienza di sé cresce e si sviluppa dentro di lui sotto forma di esseri virus ed esseri batteri. Egli deve combatterla, ma nello stesso tempo questa coscienza è un contributo di oggettività per lo sviluppo di soggettività che gli dà la natura. Un essere umano non può non solo accettare di essere ucciso, ma anche soltanto indebolito da un attacco di esseri virus ed esseri batteri, e nello stesso tempo deve comunque pagare il tributo all'oggettività in cui vive. Quelle coscienze di sé che si sviluppano e alle quali l'essere umano reagisce sono febbre. Febbre è un potere equilibratore dell'essere natura e come in tutte le azioni dell'essere natura, questa approfitta dell'occasione e delle necessità per sviluppare nuove coscienze di sé. Nuovi esseri in grado di percorrere nuove vie per lo sviluppo della propria coscienza e consapevolezza per arricchire se stessa. Oppure, se preferiamo, nell'esplorazione di nuovi sentieri attraverso i quali arricchirsi, l'essere natura equilibra al suo interno le relazioni fra gli esseri finalizzandolo al proprio sviluppo. Non è importante quanto la scienza riesca a descrivere e individuare i fenomeni che all'interno del pensato e della ragione contribuiscono a sviluppare la febbre e i metodi attraverso i quali bloccarla. Usiamoli quei metodi, ma non dimentichiamo che l'essere natura, non appena le occasioni si presentano, metterà a punto nuove coscienze e nuovi metodi attraverso i quali alimentare febbre, utilizzando gli esseri umani per i suoi scopi e i suoi obiettivi. Febbre è dunque un potere di essere all'interno della natura che si sviluppa all'interno degli esseri della natura, nel nostro caso esseri umani, per lo sviluppo della natura stessa e per l'equilibrio degli esseri all'interno della natura. Febbre è una relazione, è un essere in sé. Un essere che oggi, con i metodi della scienza, possiamo anche vederlo ed elencare le cause fisiche del suo sviluppo. Soltanto alterando la percezione, forzando i limiti fisici dei sensi, si può ammirare lo sviluppo di tale coscienza e il suo declinare. Febbre è una reazione, è un essere in sé. Quando febbre agisce, è facile per l'essere umano alterare la percezione, solo che davanti a quel percepito l'essere umano si trova debole. La coscienza formatasi dentro di lui, alla quale concorrono esseri virus ed esseri batteri, gli permette velocità e mobilità nella percezione, ma fragilità davanti al percepito. Così il percepito produce facilmente angoscia. Onorare febbre significa affrontare l'alterazione dello stato fisico con determinazione e rispetto. Usare la volontà nei confronti di febbre significa sfruttare quel momento per rendere mobile la capacità di alterare la percezione, per usarla anche quando febbre se n'è andata. La mobilità nell'alterare la percezione tenderà a scomparire con la scomparsa di febbre, ma se l'individuo ha continuato ad usare la volontà nel fare quotidiano, prima dell'arrivo di febbre, e continua a usarla dopo la sua scomparsa, quella mobilità sarà da lui acquisita, portando un grande contributo allo sviluppo all'uso della sua percezione. Si onora febbre usando la volontà contro febbre, e con essa ogni altro mezzo per impedire a febbre di annientare l'essere umano. Si disprezza febbre abbandonandosi ad essa. Febbre era molto temuta dai romani. La sua comparsa era spesso simbolo di morte, febbri malariche, polmoniti, eccetera. I romani sapevano come alcune oggettività e non altre favoriscono febbre, una conoscenza che i cristiani hanno tentato di cancellare. I romani conoscevano la magia delle fonti e il loro potere, come conoscevano le paludi, le acque ferme o solforose e il loro potere. Gli altari di febbre erano uno sul Palatino, due erano situati agli opposti, uno nel luogo dove i poveri venivano seppelliti sull'Esquilino e uno sulla sommità del Vicus Longus, all'inizio della valle del Quirinale, dove si trovavano sorgenti. È la relazione fra la vita e la morte perché l'uno
e l'altro. E questa è la visione di febbre. Cioè, febbre è un insieme di esseri che si sviluppano all'interno dell'essere umano e mettono in uno stato psicologico, uno stato psicofisico, emozionale l'essere umano quando questo si sviluppa. L'essere umano dovrebbe essere sufficientemente veloce anche per sfruttare questo momento. Solo che febbre uccide, cioè febbre è micidiale, febbre è un nemico potentissimo, per cui era molto pericolosa febbre, ma oggi noi abbiamo i nostri antibiotici, abbiamo le nostre cose, nonostante questo possiamo ancora usare febbre per trasformarci. Cioè, quando si prende un'influenza, si può sia curarsi dall'influenza, sia usare lo stato febbrile anche per alterare la percezione, per insegnare alla propria ragione che esistono altri modi per percepire il mondo, anche se il mondo lo percepiamo in stati febbrili. Ricordatevi che se si sfruttano momenti del genere si risparmiano molti anni di concentrazione, molti anni di meditazione, di contemplazione. Comunque, ognuno sfrutta il momento come meglio crede, però essenzialmente sicuri, cioè nel senso che mai abbandonarsi a febbre. Febbre è un potere, per cui è meglio usare gli antibiotici, anche se qualcuno dice gli antibiotici no, perché fanno male, rovina. Rispetto a tutti i morti di polmonite che abbiamo avuto nel corso dei secoli, io preferisco usare gli antibiotici anche se so che questi provocano dei danni, cioè in alcune persone provocano dei danni. Comunque, io conosco, cioè, conosco milioni di morti per la polmonite, falcidiava le persone, cioè proprio a migliaia, cioè, non erano un danno a una persona o a due persone, proprio falcidiava le popolazioni. E passiamo a un'altra immagine ed è Februa. Februa è un imperativo morale e comportamentale. Era il principio, purificarsi. Corrispondeva alla vita ciò che è l'illustrazione delle armi per Marte. Per Marte l'illustrazione delle armi dell'essere umano è in funzione della soluzione delle contraddizioni che si risolvono mediante la guerra. Februa coinvolge nella sua purificazione l'intero ciclo della vita. Le due immagini, linee di tensione, atte a sviluppare la visione, tendono a sovrapporsi, quasi coincidendo. Sembrerebbe che Febru e Marte appartengono a popoli diversi che chiamavano con nomi diversi le stesse cose viste dai diversi veggenti. Non è importante la storia, l'importante è il significato delle visioni sulle quali convergono e dipartono le linee di tensione prodotte dal fare degli esseri umani. L'essere umano si prepara all'arrivo della primavera sul finire dell'inverno. Ringrazia tutti per quanto è riuscito ad ottenere nella relazione con l'oggettività. Ringrazia gli antenati, fonte del suo divenuto, come essere della natura. Ringrazia l'inverno, ringrazia le case e il fuoco che lo riscaldò, dopodiché seppellisce i sentimenti nel cuore e si incammina verso la primavera che gli viene incontro. Così vengono rappresentate nel mese di febbraio sia le feste in onore dei morti, sia le feste della rigenerazione. Questo è uno dei temi ricorrenti nella struttura del pensiero romano. La rigenerazione avviene come atto di volontà dell'essere, non come dono. L'essere rivendica il proprio diritto alla rigenerazione attraverso un fare, riti, il cui scopo è quello della compattazione di se stesso con la quale affrontare l'oggettività dell'esistente. Solo il cristianesimo e le religioni rivelate, ebraica e maomettana, imporranno all'essere umano di abbandonarsi all'esistente confidando nella divina provvidenza. E non è solo confidare, ma è un ordine. Cioè il pazzo di Nazareth dice all'essere umano: ma chi te lo fa fare di mettere via il pane? Non sai che io moltiplico i pani e i pesci? Cioè la distruzione della costruzione del futuro è proprio imperativo del pazzo di Nazareth. E così impoverisce le persone mentre fa arricchire altre persone, cioè fa arricchire la Chiesa Cattolica. Le persone impoveriscono, immiseriscono, mentre la Chiesa Cattolica si arricchisce. Ed è un imperativo, è un ordine. Se volete vi leggo anche i Vangeli. Bene, detto questo, andiamo invece all'immagine di Furrina. È un'immagine di quelle che piacciono moltissimo a me. Furrina, l'oscuro venuto alla luce attraverso la fonte, un motivo già visto. Quanti sono questi oscuri venuti alla luce attraverso la coscienza della fonte? Tanti. Quante sono le fonti? Tanti quante sono le fonti sulle quali esseri umani esercitarono la loro attenzione? Tanti quante sono le fonti con le quali gli esseri umani scambiarono la loro energia vitale? Tante fonti quante erano i popoli? Più fonti per singoli popoli
che riversano tensioni e bisogni diversi, tanti esseri dalla stessa fonte, quante volte su quella fonte, nel corso della storia, gli esseri umani vi riversavano la propria energia vitale relazionandosi. La coscienza della fonte esiste in sé, cambia assorbendo e sommando a se stessa quella degli esseri umani che vi concentrano la loro attenzione. Furrina è qualcosa di più del divenire dall'oscuro alla luce. Il suo divenire non è un susseguirsi spontaneo di mutamenti, ma è una continua esplosione di volontà, volere e determinazione in ogni istante del suo avanzare. Furrina non è l'acqua che cerca una via nel sottosuolo per venire alla luce adattandosi, riempiendo ogni anfratto, finché inevitabilmente sommando acqua, acqua giunge alla superficie. Furrina è un geyser, in grado di travolgere ogni roccia pur di venire in superficie. Furina non è solo il passaggio dall'oscuro alla luce, Furina è colui che, cosciente e consapevole di sé, usa la propria volontà per giungere alla luce. Furina è l'atto dell'essere feto, disposto a distruggere la madre pur di nascere. Dunque, perché negare alla madre di distruggerlo, pur di conservare se stessa e coltivare la sua via per lo sviluppo della propria coscienza di sé? Furina è il guardiano, che non si adatta alle condizioni dell'esistente per sviluppare il proprio corpo luminoso, ma per giungere al suo scopo è deciso ad abbattere gli ostacoli. L'uso della volontà per giungere alla coscienza e alla consapevolezza, l'uso della volontà associata alla conoscenza e alla consapevolezza per trasformare un essere umano in un essere eterno. Ogni bolla d'acqua ha una sua coscienza di sé, non tutte le bolle d'acqua esprimono volontà e determinazione per esistere davanti all'universo. Il 25 luglio si festeggiava Furina. Si festeggia essenzialmente il vivere con volontà e determinazione, con questo o con quell'episodio della singola esistenza, ma ogni minuto di ogni ora e di ogni giorno, di ogni anno della vita fisica umana. E questo è Furina. Furina è la determinazione della vita. Ora, sono un po' incerto se passare anche all'immagine di genio, ma sì. Sono le 19:37, ci facciamo ancora genio. E poi passiamo un attimino a Martin Luther King e un altro argomento ancora. Genio. Che cos'è? Ricordo che genio è forse una delle più importanti elaborazioni della religione romana. Ed è quella che è durata fino a un... Vediamo un attimino. Pronto? Sì? Sono Alessandro. Dimmi. Io ascolto a tratti la tua trasmissione, se non che questo contrasterebbe con la privacy che il governo ha fatto fare a tutti gli italiani, tutte le associazioni, tutti i sindacati, la fanno firmare a tutti, controllano il nostro stato sessuale, la nostra ricchezza, il nostro tutto, tutto, cioè sono delegati di fare qualsiasi cosa, se vuoi fare denunce eredi, se vuoi fare un deposito di soldi, se vuoi qualsiasi cosa. Dunque non so cosa tu spunti perché ci sia relazione. È una falsità cosa fai? Va bene, Ciao, ciao, ciao. ciao. Vabbè, andiamo un pochino avanti. Geni. Che cos'è il genio? È corpo luminoso che cresce all'interno dell'essere della natura. Il genio è la finalità soggettiva per la quale un essere della natura nasce, cresce e muore. Il suo fine personale è lo sviluppo del suo genio. Ogni essere della natura ha come proprio fine il proprio divenire eterno. Almeno ci prova. L'essere universo direbbe almeno il dovere di provarci. In ogni trasformazione dell'essere umano, il corpo di energia vitale è presente, fin dalla nascita, l'essere umano lavora per arricchire il Dio che cresce dentro di lui. Questo crescere ad ogni rinnovamento dell'essere umano, prima il feto si trasforma in bambino, il corpo luminoso assume la sua forma energetica di base, poi il bambino si trasforma in un uomo e una donna. In questa fase la struttura del corpo di energia, cresciuta con l'essere umano, può arricchire la propria coscienza e la propria consapevolezza. Quando il processo di sviluppo non incontra ostacoli, all'atto della morte del corpo fisico, il corpo luminoso assume su di sé l'intera coscienza di sé dell'essere umano e costui inizia in forma energetica il proprio cammino per diventare eterno. Il genio è l'essere luminoso che cresce dentro ogni essere della natura. Se il ciclo di sviluppo dell'essere umano non ha terminato,
lo sviluppo dell'essere luminoso, questo viene abortito, oppure, se è un po' più forte, può farcela per il rotto della cuffia, per proseguire lo sviluppo della propria consapevolezza, appiattendosi, arricchendosi sull'essere terra, sull'essere natura o sull'essere sole. Il genio nasce con gli esseri della natura e rappresenta il modo con il quale l'energia vitale può modularsi, trasformandosi in coscienza nella realtà dell'essere natura, dell'essere terra o dell'essere sistema solare. Il genio non ha coscienza di costruire la vita. Il genio è parte della vita nella natura in divenire. L'interpretazione secondo la quale il genio ci accoglierebbe e proteggerebbe dopo la nascita è dettata dal bisogno del comando sociale di rendere debole l'essere umano davanti all'oggettività e quindi protetto da una qualche entità benevola. Qualcuno ha avuto bisogno di costruirsi una gerarchia fra geni, molto, molto squallido. Non è concepibile considerare il genio come la definizione del potere genetico. Questo viene fatto soltanto da chi accumula potere di avere, giustificandolo con l'esaltazione della propria discendenza, magari con origine divine ad hoc. Il Mani può essere avvicinato a una tale concezione, anche se il Mani è il divenuto e il divenire della progenie attraverso le trasformazioni indotte dagli adattamenti del singolo individuo. Sono tutte operazioni intraprese dal comando sociale, il cui scopo è preparare il terreno all'avvento dell'orrore cristiano. Ecco dunque il genio che da essere umano in sé e in divenire viene trasformato in responsabile della nascita o in una divinità pronta ad accoglierci dopo la nascita, tipo gli angeli custode, tanto perché da un genio bianco e da un genio nero che spingono l'essere umano al bene o al male, oppure più furbescamente come un principio razionale dell'essere umano. Come non scorgere in questo tipo di operazioni il desiderio di far scordare sostanza e fine del genio nello sviluppo dell'essere umano per imporre la visione cristiana della dipendenza dell'essere umano dal volere del macellaio Sodoma e Gomorra? Il genio buono o cattivo di Orazio diverrà l'angelo e il diavolo che suggeriranno le azioni umane e i cristiani questo lo impareranno attuando una secolare manipolazione delle coscienze degli esseri umani. Come non vedere un atto estraneo al divenire umano nella determinazione della propria esistenza e protezione da parte di un'entità esterna alla specie umana? E se questa si arrabbia, dicono i preti cristiani, occorre obbedire alla morale del loro Dio onde ottenere da questi soccorso. Allora, a cosa serve considerare il genio come un principio razionale quando l'essere umano è un essere razionale in sé? Se non fosse per il terreno, per il terrore instillato dai preti cristiani nel propagandare il loro Dio attraverso le minacce di questo, di travolgere l'esistenza umana qualora non obbedisca alla sua morale? Bloccare la libertà per impedire agli esseri umani e agli esseri della natura più in generale, e mentre cresce, dapprima di mescolare i propri bisogni con quelli del corpo fisico e poi, quando la sua forza è cresciuta, agire attraverso le proprie peculiarità per la salvaguardia del corpo fisico al fine di favorire la propria crescita e un ulteriore sviluppo della propria coscienza di sé. Negli stregoni gli esseri sono due, l'essere fisico e l'essere luminoso, entrambi con le proprie prerogative, entrambi con i propri scopi, entrambi col fine di far ulteriore crescere l'essere umano, in modo che il passaggio dalla morte del corpo fisico alla nascita dell'essere luminoso sia il più splendida possibile. Il genio è il Dio che cresce all'interno dell'essere natura. Ma gli esseri della natura non incubano passivamente l'essere luminoso che generarono. L'incubazione dell'essere luminoso avviene mediante il fare dell'essere della natura, attraverso le relazioni fra l'essere della natura e quanto lo circonda. Queste relazioni mettono in moto linee di tensione, convogliano l'energia vitale, volere e volontà. Questo convogliare coincide col convogliare di linee di tensione, energia vitale, volere e volontà di altri esseri della natura. Quando nel centro convergono linee di tensione, quel centro diventa permanente, acquista prima o poi coscienza di sé. In quel centro le linee di tensione non sono più solo in entrata, ma anche in uscita. Quel centro opererà coscientemente per convogliare linee di tensione, energia vitale, volere e volontà, in funzione di favorire la propria conservazione prima, la propria crescita e il proprio sviluppo poi. Non importa i nomi con i quali la ragione li identifica, è importante soltanto la qualità delle linee di tensione che qualificano il centro, la quantità di energia vitale che qualifica la forza del centro, la velocità di movimento dell'energia vitale
che indicano la volontà del centro, infine gli esseri della natura coinvolti nelle relazioni con quel centro, che indicano le predilezioni nelle relazioni del centro stesso. Esistono centri con i quali si relazionano tutti gli esseri viventi della natura e centri con i quali si relazionano solo esseri con quel tipo di bisogni, ed esistono centri con i quali si relazionano soltanto esseri che vivono all'interno di quelle e solo di quelle condizioni. Esistono centri che cercano gli esseri con i quali relazionarsi e centri muti in attesa di innestarsi di una qualche relazione in armonia con se stessi. Tutti questi centri sono geni. Il genio è anche ognuno di questi centri. La via, la conoscenza e la consapevolezza di un centro è legata alle relazioni di cui il centro è l'espressione. Lo sviluppo della coscienza di sé si ferma quando cessano le relazioni fra il centro e gli esseri o le tensioni con cui si relaziona. Se il centro ha potuto sviluppare una propria volontà e proprie determinazioni, può mantenere compatta la propria coscienza di sé, la propria energia vitale e la propria volontà in attesa di costruire nuove relazioni. Questo centro diventerà uno scrigno pronto a dischiudersi qualora qualche essere della natura, attraverso la propria volontà, imponga un qualche tipo di relazione. E il centro si dischiuderà immediatamente, perché quello è il nuovo momento per svilupparsi. I segreti della stregoneria non sono custoditi in scrigni sotterrati o in antri tenebrosi, ma stanno attorno a noi e ci circondano. L'unico modo per afferrarli è quello di sviluppare volere e volontà. I geni sono questi centri. Quirino è un genio. Quirino è il punto di interrelazione delle tensioni di tutti gli esseri umani che fondarono quella città ed è alimentato dagli esseri umani che quella città abitano e per il solo fatto che desiderino lo sviluppo e il benessere di quella città. Quando la città scompare, il centro diventa muto, ma se ha visto il succedersi dei mutamenti, è stato attraversato da forti tensioni e grandi quantità di energia vitale per sviluppare la propria volontà, continua ad esistere oltre l'esistenza della città stessa. È come se i bisogni, i desideri, le speranze, il volere e le rabbie di coloro che vissero quella città fossero conservate nel suo quirino, diventato immortale oltre l'esistenza della città stessa. Costruite case, vadano esseri umani a vivere dove un tempo sorgeva Ebla, e il quirino di Ebla si sveglierà e li nutrirà per quanto potrà di energia vitale affinché Ebla cresca ed egli potrà continuare ad espandere la propria coscienza e la propria consapevolezza. Questo vale per un grandissimo numero di centri. Questo vale per un numero enorme di geni. Il genio è ognuna di queste cose. Ma essenzialmente il genio è ognuno di noi. È il corpo luminoso che cresce dentro di noi. È quello che noi come esseri della natura costruiamo per poter trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, per poter partorire il corpo luminoso. Questo è il concetto fondamentale dell'antica religione romana ed è il concetto fondamentale di ogni paganesimo. Cioè ogni paganesimo ha al suo centro la capacità di costruire se stesso. Cioè ogni coscienza non è demandata da un Dio, demandata da un padrone, demandata da qualcosa, ma è Dio essa stessa. Cioè è una coscienza che si sta costruendo, che sta dilatandosi, che sta crescendo. Io non finirò mai di ripetere questo concetto, perché è il concetto fondamentale che noi andiamo ad affrontare. È il concetto che si oppone in assoluto al cristianesimo. Il cristianesimo è il male, è la perversione, è tutto quanto di cattivo, di brutto c'è nei confronti della vita, perché il cristianesimo deve stuprare la vita per piegarla alla volontà di Dio, alla verità di un Dio padrone, di un Dio creatore. Questo stuprare la vita, che i cristiani la mettono in atto fin dai bambini piccolissimi, è la loro arte, è il loro imperio. Noi invece affermiamo che la vita è un momento attraverso il quale costruire noi stessi, per cui affrontare le contraddizioni della vita, accumulare volere, alimentare la nostra volontà, accumulare conoscenza, accumulare sapere, per cui è un processo continuo di espansione, un processo continuo di crescita. E qui noi cristiani non avremo mai nessun punto in comune,
proprio perché il pazzo di Nazareth vuole mettere in ginocchio gli esseri umani davanti a Dio, quello che chiama Dio suo padre. Noi vogliamo che gli esseri umani prendano in mano la responsabilità della loro esistenza e costruiscano se stessi. Il pazzo di Nazareth vuole che gli esseri umani costruiscano il proprio essere parte del gregge. Ricordate la storia delle monete? Io ti do la moneta e tu la moneta me la dai decuplicata, e se non me la dai decuplicata io ti mando, cioè, ti distruggo. Cioè. Benissimo, quel tipo di parabola non è altro che un insegnamento del pazzo di Nazareth che dice agli esseri umani: voi dovete alimentare il vostro essere parte del gregge che va al macello, non dovete costruire voi stessi, non dovete speculare per voi, non dovete usare la vita per costruirvi, non dovete andare a prendere dall'albero della vita eterna, io ho sbarrato la via all'albero della vita eterna. Per cui noi come pagani e come apprendisti stregoni saremo sempre in contrapposizione, e il fatto che i cristiani non ammettono nessun discorso antagonista, se non facendo roghi, se non torturando, se non uccidendo, è a dimostrazione che questo è il loro modo di essere. Mentre noi proteggeremo sempre il diritto dei cristiani di mettersi in ginocchio, ciò che combatteremo sarà l'estendere questo mettersi in ginocchio al sistema sociale in cui viviamo, i cristiani devono distruggere ogni percezione della vita all'interno degli esseri umani, perché se un essere umano percepisce la vita, mette in crisi il loro essere. E questo non ci sarà mai nessun antagonismo. Questo è il motivo per cui i cristiani non si sono mai confrontati con noi. Non hanno nulla da confrontare, se non sostenere la menzogna. E sostenere la menzogna contro chi nega la menzogna è la cosa più dura che esista. Andiamo avanti un pochino e prendiamo l'altro argomento che mi ero riservato per stasera. Perché mi ero riservato quell'argomento?